Oltre 400 studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, provenienti da tutta la provincia di Messina, si sono dati appuntamento presso l'Istituto Tecnico e Nautico Leonardo da Vinci di Milazzo per sfidarsi nella finale dei Giochi Matematici del Mediterraneo. A spiegare i dettagli della manifestazione, organizzata dall'AIPM, Accademia Italiana per la Promozione della Matematica, in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, il dirigente scolastico del Da Vinci, la professoressa Stefania Scolaro. Sono oltre 400 alunni dalle scuole elementari, quindi la primaria, la secondaria di primo grado e il biennio delle superiori, e si cimenteranno in queste prove di matematica, e quindi la prima fascia farà la prova di matematica in 60 minuti, la seconda in 90 minuti e la terza in 120 minuti. È chiaro che è un impegno notevole sia per noi da un punto di vista organizzativo, perché raccogliere tutti gli alunni della provincia, raccordarsi con tutte le scuole, con i docenti, con le famiglie che vengono ad accompagnare i ragazzi, è un impegno notevole che ogni anno, diciamo, affrontiamo con grande entusiasmo, perché ci fa sempre molto piacere aprire la scuola a queste iniziative così importanti, soprattutto per quanto riguarda l'amore verso la matematica, che sappiamo dobbiamo incrementare in tutti i ragazzi. E questa è la quarta edizione che la nostra scuola viene scelta come scuola polo per la finale provinciale. I genitori hanno avuto la possibilità, tramite questa organizzazione che abbiamo messo su, di ordinare anche un menù qui a scuola. Abbiamo creato delle sale mensa che a conclusione delle prove possono restare a scuola a consumare il pasto oppure fare una bellissima passeggiata per la città di Milazzo, che offre molto, visto che abbiamo anche qui di fronte alla scuola bar, panineria, pasticceria e così via. E alle 15 comincerà la premiazione, quindi i ragazzi più bravi per ogni categoria, i bambini più bravi per ogni categoria verranno premiati con le medaglie dell'associazione che organizza i giochi matematici, e come sapete questi giochi hanno il nome del suo fondatore, che è Alfredo Guidi, che purtroppo è scomparso prematuramente. Quindi avremo un momento anche di animazione e di premiazione insieme ai genitori, i docenti accompagnatori, il gruppo appunto che ha organizzato i giochi, tutti i nostri docenti, i nostri ragazzi che si sono impegnati tantissimo, perché senza di loro non potremmo fare nulla. Ciao, come ti chiami? Giulia. Federico. Ragazzi, voi fate parte dell'organizzazione, è stato difficile organizzare un evento di questo tipo? Beh, naturalmente ci vuole tanta organizzazione, non è difficile se si è coordinati e se ci si aiuta. Ma a te piace la matematica? Diciamo, dai, me la cavo, non è la materia preferita, però me la cavo. Parteciperesti? Ho partecipato 2 anni fa e ho passato le prime selezioni, poi dopo no, quindi...